Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. Ancora una volta vi dobbiamo raccontare di una emergenza. In questo momento, infatti, sono in corso le operazioni di recupero di un elicottero del 118 precipitato nell'Aquilano e più precisamente nei pressi delle piste da sci di Campo Felice. Noi per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Germana D'Orazio, che è per noi al telefono e che ringrazio dalla nostra redazione dell'Aquila. Buongiorno Germana. Buongiorno a tutti voi e purtroppo ancora una volta una tragedia sulla tragedia. Si tratta dell'elicottero del 118, come avete detto in apertura. La località in cui l'elicottero sarebbe caduta è quella immediatamente vicina alle piste di Campo Felice, nella località di un albergo piuttosto noto come la vecchia miniera, quindi proprio sulla piana di Campo Felice per chi conosce quella zona. I soccorsi che si stanno accalcando, infatti noi stiamo anche per partire per cercare di raggiungere il luogo dell'impatto, parlano di una macchia nera che non lascia presagire nulla di buono che si vede in mezzo a quella zona. L'elicottero si era alzato, pare, per soccorrere uno sciatore. E in tutto a bordo ci dovevano essere circa 6 persone, per cui purtroppo l'immagine che ci rimandano delle testimonianze che si sono avvicendate lì sulla piana di aver sentito un botto, e poi ancora quella della sala operativa che sostiene di aver ricevuto un segnale di crash da parte dell'elicottero e poi di aver perso i contatti intorno a mezzogiorno, purtroppo non lasciano presagire nulla di buono. Intanto sul posto sono arrivate tutte le forze dell'ordine con i mezzi, soprattutto spartineve, per riuscire a raggiungere quella zona che considerate, parliamo di una zona ad un'altitudine tale che appunto è ancora tutta quanta coperta di neve. Infatti si sta utilizzando tra gli altri mezzi anche il bruco per fare largo ai soccorsi. L'elicottero appunto stava svolgendo il suo servizio in questi giorni. Sappiamo che sono tantissimi gli elicotteri del 118 che si alzano in volo e che stanno svolgendo un servizio soprattutto Ecco salvavita Germana, a per tal questa grave proposito emergenza. ti chiedo, non c'entra nulla questa operazione di salvataggio con quanto invece sta accadendo per l'emergenza maltempo? Diciamo che pare di no. Io dico, mi mantengo ancora sul dubitativo perché in questo momento si stanno accavallando tante notizie. Sembra di no, sembra che l'elicottero si fosse alzato per recuperare uno sciatore rimasto ferito sui campi da sci. Però, ripeto, per me è d'obbligo in questo momento il condizionale, il dubitativo, perché ancora non riusciamo a salire neanche noi. E quindi è d'obbligo questo. Di certo l'INAER, la casa madre degli elicotteri che sono in dotazione al 118 qui in Abruzzo, ha dato l'ordine di embargo a tutti quanti i dipendenti che non possono rilasciare dichiarazioni, perché i dipendenti dei turni, diciamo, non attivi in questa giornata sono stati subissati da telefonate e da richieste di chiarimenti, e l'azienda INAER ha dato l'ordine di non rilasciare dichiarazioni a nessuno, quindi c'è molta apprensione e appunto si cerca di non creare panico su panico con notizie che non siano corrispondenti alla verità, che in questi giorni purtroppo, di cui in questi giorni siamo stati vittime in lungo e largo, Alfredo. Certo, Germana, infatti la notizia è di pochi minuti fa, insomma, anche noi dobbiamo avere le idee più chiare su quanto accaduto. Io ti lascio al tuo lavoro e ti ringrazio per averci, insomma, offerto la tua testimonianza. E ci Insomma. aggiorniamo sicuramente nel corso della giornata e delle edizioni del telegiornale, appena ci Certo. sono delle novità. D'accordo? Ok, d'accordo, grazie a Germana Grazie a tutti voi D'Orazio. e ai telespettatori. Grazie. E sempre per restare a questa notizia, le agenzie ovviamente, come potete immaginare, in questo momento continuano a battere lanci su lanci. Per il momento sembra
almeno stando alle comunicazioni riportate dall'AGI da parte della ASL 1 dell'Aquila, che l'elicottero sia caduto attorno alle 12. A bordo ci sarebbero 5 membri dell'equipaggio e una persona a cui era stato prestato il soccorso. L'incidente, secondo le prime informazioni, sarebbe avvenuto nel tragitto di ritorno verso l'ospedale dell'Aquila, dopo che il velivolo aveva preso a bordo la persona soccorsa a Campofelice. Il manager della ASL con l'assessore regionale Paolucci e il direttore sanitario della ASL 1 Teresa Colizzi hanno raggiunto la centrale operativa del 118 dell'Aquila. Tra l'altro vi dico anche che i soccorritori, almeno sempre stando alle agenzie, in questo caso all'ANSA, vigili del fuoco e soccorso alpino, sarebbero arrivati sul posto dove è precipitato l'elicottero del 118, sarebbero a 500 metri di distanza dal velivolo, che si trova più in basso rispetto alla loro posizione in un canalone. Ovviamente si cerca di raggiungere l'elicottero, che dalle prime testimonianze è completamente distrutto. A quello che siamo riusciti a capire, è caduto da un'altezza di circa 600 metri. In quel momento su Campofelice c'erano condizioni pessime per quanto riguarda sia la nebbia che le nuvole basse. Testimoni raccontano di aver sentito un boato. L'elicottero è caduto a circa un chilometro dalle piste da sci di Campofelice, quanto riferisce Mauro Cordeschi, direttore degli impianti di Campo Imperatore, che ha raggiunto la zona con i soccorsi. Si vede solo una macchia nera, riferito, non è una bella situazione a vedersi, queste le sue prime parole. Vediamo se ci sono altri aggiornamenti ancora per quanto riguarda questa ennesima tragedia che riguarda la nostra regione. Ci sarebbero dei morti, questa è la prima ipotesi avanzata sempre dall'agenzia ANSA. La conferma arriverebbe dai carabinieri e dal soccorso alpino, che stanno cercando di raggiungere il luogo del disastro. Bisogna raggiungere il luogo a piedi, perché anche lì le condizioni delle strade sono davvero, davvero difficili. Oltretutto l'elicottero si trova in una zona particolare e dunque non è semplice raggiungerlo, anzi è quasi impossibile raggiungerlo con i mezzi. Al momento non ci sono altre notizie rispetto a quelle che vi abbiamo già fornito nel collegamento con Germana Dorazio. Se naturalmente riusciremo ad avere altre informazioni ve le daremo. Vi ricordo che Campofelice è una delle stazioni sciistiche più frequentate dai romani insieme al Terminillo, conta 9 seggiovie e 2 sciovie per una portata complessiva di 19 persone l'ora. La stazione si trova al centro di un'area contornata da cime alte più di 2000 metri, sono 380 i cannoni in grado di innevare gli oltre 20 chilometri di pista. Il paese più vicino a Campofelice è Rocca di Cambio, a 1434 metri sul livello del mare, il comune più alto dell'Appennino, situato sull'altipiano delle Rocche. E dunque, anche per contestualizzare il luogo dove è avvenuta questa tragedia. Nel frattempo vedo sul monitor di servizio immagini che arrivano dal centro operativo di Penne, dove per noi c'è Paolo Renzetti, che questa mattina ha seguito anche i funerali di Alessandro Giancaterino, che si sono svolti a Farindola. Chiedo alla regia se è possibile perfezionare il collegamento con Paolo Renzetti. Se mi senti, Paolo? Paolo? Probabilmente Paolo Renzetti non riesce ad ascoltare la mia voce.
Tra poco andremo dunque nella centrale operativa di Penne per avere anche gli ultimi aggiornamenti rispetto a Rigopiano, ma anche alla tragedia che è appena avvenuta con l'elicottero, ve lo ricordo, del 118 che è precipitato a Campofelice. Intanto vi dico che purtroppo cresce il numero dei deceduti a Rigopiano, sono 15 ad oggi i corpi estratti, 9 da identificare e 14 dispersi. L'ultimo in ordine di tempo è quello di un uomo le cui generalità però non sono state rese ancora note. Ai 15 di Rigopiano si aggiungono le 5 vittime nei comuni colpiti dal maltempo. Per quanto riguarda invece le persone riconosciute, si tratta di Alessandro Giancaterino, Gabriele D'Angelo, Sebastiano Di Carlo, Nadia Acconciamessa, Barbara Nobilio e Linda Salzetta. Questi sono i nomi ormai diffusi dalla prefettura di Pescara. Vedo pronto Paolo Renzetti nel monitor di servizio, proviamo a ricollegarci di nuovo con Penne. Paolo, mi senti adesso? Alfredo, io ti ascolto, tu mi vedi? Prego Paolo, a te. Perfetto, sì, grazie, grazie. Siamo in diretta, ancora qualche problema qui nell'area Vestina per quanto riguarda i collegamenti. Dicevo, siamo in diretta dal COC di Penne, siamo riscesi pochi minuti fa, Alfredo, da Farina, dove abbiamo seguito le esequie del cameriere di Gopiano morto nella tragedia della Valanga. Ma prima di parlare di quello che è successo questa mattina a Farindola, io ero andato proprio nella zona qui del COC, nella zona centrale, proprio alle mie spalle, per andare a contattare qualche funzionario civile autorizzato a rilasciare delle dichiarazioni su quanto accaduto un'ora fa nella Marsica con questo incidente che ha coinvolto un elicottero del 118 e ci sta raggiungendo, non è possibile. Purtroppo il collegamento con Paolo Renzetti ha dei problemi, come avete sentito nell'area Vestina, sono ancora difficili le comunicazioni ad una settimana di distanza da questa emergenza maltempo. Altri aggiornamenti per quanto riguarda Rigopiano, in attesa di ripristinare il collegamento con Paolo, sono arrivati all'ospedale di Pescara i 6 corpi recuperati dalle macerie dell'hotel Rigopiano. Secondo quanto appreso, sono in corso gli accertamenti medico-legali e l'identificazione, 12 in tutti i cadaveri arrivati nel capoluogo adriatico, di questi 6 sono stati riconosciuti dai familiari. E adesso andiamo a Pescara nel servizio di Francesca Romana Testi, dove questa mattina al comando provinciale dei carabinieri sono stati interrogati i 2 fidanzatini di Giulianova. Sentiamo. È iniziato alle 9.30 l'interrogatorio di Giorgia Galassi, la 22enne di Giulianova portata in salvo insieme al suo fidanzato Vincenzo Forti, entrambi dimessi ieri dall'ospedale civile di Pescara. Il primo interrogatorio era avvenuto proprio all'interno del presidio ospedaliero, come nel caso di Giampiero Parete, il cuoco che lanciò la richiesta di aiuto dall'esterno dell'hotel. I 2 ragazzi sono stati accompagnati alla caserma del comando provinciale di Pescara dal papà della ragazza e dal legale, lanciando già da ieri un appello alla stampa circa la scelta di restare in silenzio e rivolgendo un pensiero a tutte le famiglie dei dispersi e alle vittime. A farsi portavoce davanti alle telecamere il difensore Pierangelo Guidobaldi. L'esame dei ragazzi è ancora in corso, è molto articolato, molto lungo. I ragazzi probabilmente hanno risentito della particolarità dell'incontro, per cui ci sono state delle emozioni molto forti. Sono in corso indagini davvero delicate, questo mi pare che sia stato sottolineato anche dagli ottimi magistrati che stanno seguendo l'inchiesta, per cui attendiamo con esito sereno gli sviluppi dell'inchiesta. Tutto qui.
Un lungo interrogatorio, quello davanti ai carabinieri, in una situazione che punta ad accertare tutta l'evoluzione dei fatti in merito ad un'inchiesta incentrata sull'accusa di disastro colposo e omicidio plurimo colposo. Nessuna indiscrezione sulle dichiarazioni dei due ragazzi che, vista l'attenzione mediatica sul caso, vogliono evitare fuga di notizie. Ancora provati entrambi e costretti, nonostante tutto, a ripercorrere quei momenti di dolore. Hanno raccontato che si sono fatti forza l'un l'altro, ecco, questo lo posso dire. Ora il collegamento con Paolo Renzetti è sicuramente migliore, allora torniamo al COC di Penne. A te Paolo. Sì, grazie Alfredo, riprendiamo la linea qui dal COC di Penne sperando di aver ripristinato questo collegamento. Stavamo parlando proprio prima di collegarci in diretta qui con il Palasport della città vestina con alcuni funzionari della Protezione Civile per avere ulteriori notizie su questa tragedia accaduta un'ora fa nella Marsica, questo elicottero del 118 precipitato da un'altezza di 600 metri, ci diceva un funzionario della Protezione Civile che stanno arrivando altri aggiornamenti, quindi casomai nel corso del telegiornale, qualora dovessimo avere notizie nuove su questa sciagura aerea, ovviamente vi daremo conto proprio negli ultimi minuti del TG6. Dicevamo Alfredo, dicevamo prima nel corso del precedente collegamento, che siamo arrivati qui a Penne dopo aver partecipato questa mattina alle esequie di Alessandro Giancaterino, il cameriere di 42 anni che era stato estratto senza vita dalle macerie dell'hotel di Rigopiano. Tutto il paese questa mattina ha partecipato addolorato a questo funerale che si è tenuto nella chiesa di San Nicola Vescovo a Farindola. Solo pochissimi hanno potuto seguire dall'interno della piccola chiesa che si trova nel centro del paese l'ultimo saluto al 42enne farindolese. C'erano tante autorità, c'era tanta gente, tra le autorità presente il presidente della regione Luciano D'Alfonso, poi abbiamo visto il prefetto di Pescara Francesco Provolo, il questore del capoluogo adriatico Misiti e poi c'erano ovviamente i parenti, gli amici di questo sfortunato cameriere che ha perso la vita proprio nel crollo dell'albergo di Rigopiano di Farindola in conseguenza di questa valanga. C'erano anche i colleghi del fratello, tra l'altro ex sindaco di Farindola e vigile urbano, tanta commozione, tanto dolore, però un dolore composto, quello della famiglia Giancaterino, ed era presente anche alle esequie di Alessandro Fabio Salzetta, un altro lavoratore dell'hotel di Rigopiano scampato al disastro e proprio ieri aveva saputo della tragica notizia della morte della sorella Linda Salzetta. Dunque dolore su dolore per questa tragedia che ha colpito ovviamente tutta la comunità vestina. Dicevamo tantissima gente questa mattina a Farindola per partecipare a questi funerali, oltre 1500 persone almeno secondo una stima hanno partecipato alle esequie, tantissimi fuori dalla chiesa nonostante il freddo e la pioggia, e nel pomeriggio si terranno tra poco alle 15 i funerali dell'altro giovane estratto senza vita dall'albergo di Rigopiano, parliamo di Gabriele D'Angelo, cameriere dell'hotel Le Segue, che si terranno alle 15 proprio qui a Penne. E bisogna dire che questa mattina ci sono state parole toccanti da parte di Don Andrea, il parroco della chiesa di San Nicola Vescovo, che ha detto: tanta umanità, questa grande umanità è la risposta a questo dolore difficile, ha detto Don Nicola, spiegare quello che è accaduto, capire quello che è accaduto, ma è importante in questi momenti la condivisione del dolore. Il parroco della chiesa di Farindola ha poi aggiunto: nostro fratello Alessandro non è perduto ma è nell'amore
di Dio, ha affermato il sacerdote. Tra l'altro, Alfredo, al termine della funzione religiosa, che è terminata poco dopo mezzogiorno, noi abbiamo raccolto un paio di dichiarazioni da parte di alcuni cittadini, alcuni residenti di Farindola, sia sul ricordo di Alessandro e anche su quello che è accaduto proprio una settimana fa, pochi minuti dopo quella tremenda valanga che ha travolto l'hotel di Rigopiano. Dunque, se la regia è pronta, possiamo andare ad ascoltare queste due testimonianze che abbiamo raccolto all'esterno della parrocchia di Farindola questa mattina dopo il termine dei funerali di Alessandro Giancaterino. Farindola non che è finita, però rimane un ricordo che Alessandro era un bravissimo ragazzo, ma anche altri ragazzi, ma Marinella che ancora esce. Noi siamo arrabbiati. E siete arrabbiati? Arrabbiati con chi? Non lo so, arrabbiato non col paese, perché il paese è tutto un paese, il sindaco è un bravo sindaco, anzi ha fatto tanto, ma quello non ha potuto, non ha andato a sciambare, come si dice. Pulire la strada. Pulire la strada, ma per quanta neve ci stavano, pure se non avrei successo niente, non potevo andare a pulire tutta quella neve. Dedicata a Farindola così copiosa, soprattutto così lunga nella durata. Qui la neve è di casa, però. Nel 62. Quindi dal 62 non nevicava così a Farindola. Beh, ha fatto ancora la neve così copiosa, no. Queste le dichiarazioni che abbiamo raccolto al termine della funzione religiosa nella parrocchia di San Nicola Vescovo di Farindola. Allora noi, se non ci sono domande, possiamo per il momento, Alfredo, restituire la linea allo studio, qualora ci dovessero essere novità proprio su questa tragedia accaduta questa mattina con che ha riguardato un elicottero del 118 precipitato nella zona della Marsica. Ovviamente ci risentiremo per degli aggiornamenti. Per il momento, da Penne, linea a te. Eh sì Paolo, grazie, ovviamente la linea è sempre aperta con Penne per gli aggiornamenti e andiamo a vedere delle immagini che arrivano da Campo Felice. Questa è la situazione che si sono trovati davanti i soccorritori, vedete le condizioni meteo sono a dir poco proibitive, c'è nebbia e ci sono nuvole basse che rendono ancora più difficoltoso il lavoro di soccorso da parte degli uomini dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine in generale, che stanno cercando di raggiungere quel che resta del velivolo precipitato, ve lo ricordo, attorno a mezzogiorno mentre stava tornando verso l'ospedale dell'Aquila dopo un'operazione di recupero di un ferito sulla pista da sci che vedete proprio in questo momento. Erano 6 le persone a bordo, 5 dell'equipaggio più il ferito che era stato appena recuperato. Possiamo tornare in studio e tornare alle notizie invece da Rigopiano. Ora andiamo ad ascoltare una delle diverse telefonate che nel pomeriggio del 18 gennaio Quintino Marcella ha effettuato chiedendo aiuto dopo aver raccolto l'SOS da Giampiero Parete da Farindola. Intanto prosegue il lavoro della magistratura che sta raccogliendo tutti i dati per valutare eventuali responsabilità nel disastro dell'hotel di Rigopiano. Si procede, ve lo ricordo, per disastro colposo e omicidio plurimo colposo. Sentiamo il servizio. C'è una cosa a Rigopiano molto grave, è crollato tutto l'albergo. È crollato l'albergo a Rigopiano? A Rigopiano. Ma quale albergo c'è lì? L'hotel Rigopiano? Quello molto famoso, io c'ho il mio cuoco, io chiamo da Silvia adesso, mi è riuscito a farmi un escorso da Rigopiano, c'è i bambini piccoli di 6 anni, per lui sta lì con la moglie e con i suoi bambini piccoli, in questo albergo, e adesso è sparito lì l'hotel, non c'è più l'hotel Rigopiano. Tenga presente che le mie notizie sono accreditate, capito? Io sono certo, però per l'amor di Dio, qualche elicottero, capito? Con l'elicottero non si può andare. Aspetti, do il numero, lo trovo qui sul... Allora, guarda, che riesco a un'invenzione, capito? Faccia con calma, adesso verifichiamo tutto quello che lei mi sta dicendo.
Va bene, mo li provo a ripassare penne, intanto lei gli dica quello che è successo. Agli atti dell'inchiesta che sta conducendo la Procura di Pescara sulla tragedia di Rigopiano c'è anche questa telefonata tra il centralino del 112 e Quintino Marcella, il ristoratore di Silvi, che ha risposto alla chiamata di SOS del cuoco pescarese Giampiero Parete pochi secondi dopo la valanga. La Procura di Pescara ieri ha chiarito che al momento i ritardi nelle comunicazioni e nell'avvio dei soccorsi, quantificati in circa un'ora, non sono ritenuti influenti ai fini di stabilire eventuali responsabilità. Il fascicolo Rigopiano resta a carico di ignoti, ma presto potrebbero esserci i primi indagati. Il lavoro del PM Andrea Papalia, coordinato dal procuratore Cristina Tedeschini, prosegue su diversi fronti. I permessi che hanno consentito la costruzione del primo edificio nel 1967 e poi le successive ristrutturazioni fino all'ultima del 2007, l'allerta valanga diramata dal servizio Meteomont e soprattutto la viabilità sulla strada che conduce all'hotel, il giorno della tragedia completamente sommersa dalla neve. Quella strada per l'ultima volta era stata pulita attorno all'1 di martedì. Poi più nulla, nonostante gli appelli del proprietario dell'albergo e le mail inviate agli enti locali. I soccorritori, proprio a causa dell'impossibilità di salire a Rigopiano con i mezzi meccanici, hanno impiegato a piedi circa 9 ore per raggiungere l'hotel e iniziare le ricerche. La domanda è se quelle 9 ore di attesa siano state decisive per le sorti di eventuali superstiti del crollo. Sulla in concreto efficacia del conseguente azione di soccorso, al massimo balla un'ora, cioè avete visto voi tutti quanto tempo ci vuole per arrivare lì, quanto tempo ci vuole per capire dove è stato sepolto un intero albergo, perché quell'albergo è stato sepolto, quindi ecco, capito, dal punto di vista poi dell'efficacia reale e causale lo dirà l'inchiesta. Da questo punto di vista, spiegato ieri nella conferenza stampa il procuratore di Pescara, è stato importante anche il sopralluogo effettuato dai magistrati a Rigopiano domenica mattina, che ha contribuito a restituire agli inquirenti la dimensione della sciagura. Non è stato però un sopralluogo tecnico. Il sopralluogo in senso tecnico è quando la Procura della Repubblica va lì accompagnata normalmente da polizia giudiziaria e fa rilevazioni, reperta, fa questo e fa quest'altro. Vi dico che certamente aver fatto il giro di questo hotel sepolto, essere andate dietro, avere visto il canalone dove finisce, avere visto questo fronte immenso con gli alberi rasi al suolo completamente, si vede per differenza perché c'è il bosco, sicuramente mi ha restituito una maggiore consapevolezza. Restiamo sempre sull'argomento Rigopiano. Il geologo teramano Leo Adamoli, tra i principali studiosi dei monti di Farindola, spiega il perché il rischio valanga in quel luogo non è stato mai segnalato da alcuna carta geomorfologica. Inoltre, il terreno sul quale è stata costruita la struttura ricettiva era un conoide di detriti, ma per Adamoli era solido nel sottosuolo. Si sarebbe trattato di una imprevedibile concentrazione di eventi negativi che dunque hanno portato al disastro. Sentiamo le sue parole nel servizio di Tania Bonnici Castelli. Nessuna delle carte geomorfologiche dell'Italia redatte nel 1963 e poi quelle successive dell'Abruzzo segnalava o segnala il rischio valanga nella zona dove invece una valanga spaventosa ha sepolto l'hotel Rigopiano. Il geologo teramano Leo Adamoli è stato tra i primi studiosi del luogo, con risultati pubblicati nella sua tesi di laurea del 1971 all'Università di Bologna sulla geologia dei monti di Farindola. Anche per lui la valanga non era ipotizzabile e inoltre il terreno sul quale è stata costruita la struttura, per quanto costituito da uno strato di detriti, era solido. Sulle carte della regione Abruzzo non viene segnalato il rischio valanga nella zona dell'albergo di Rigopiano, ma è giusto questo? Sì, è giusto, perché anche io l'ho verificato in oltre mezzo secolo che frequento quella zona, iniziare dalla tesi di laurea inizi anni 70, e lì non ho mai assistito a fenomeni valanghivi proprio in quella zona, e le carte redigere dalla regione Abruzzo, per esempio la carta dell'Aquater,
e poi anche dal piano di assetto idrogeologico, in quella zona non vengono indicati fenomeni valanghive, assolutamente, vengono invece indicati nelle zone limitrofe, per esempio nella zona del Gravone, si trova poco prima lungo la strada Enrico Piano Castelli, o anche poco più a sud, ma proprio in quella zona non vengono indicati canali valanghivi o comunque insomma, fenomeni valanghivi. Ma è vero che questo albergo è stato costruito sui detriti di una valanga, di una vecchia valanga? No, in quella zona c'è un piccolo conoglio alluvionale che anch'io cartografai ai tempi della tesi di laurea nel 71-72, un piccolo conoglio alluvionale, una copertura detritica come esistono ai piedi di tutte le montagne di tutto il mondo, cioè ci sono coltri detritiche o conogli alluvionali o coltri detritiche eccetera, e lì la zona dell'albergo è situata diciamo proprio al confine, proprio sulla punta diciamo di questa piccola conoide detritica, ma questo non quindi secondo dire... lei non si poteva assolutamente prevedere questa valanga? No, diciamo che questa valanga si è verificata in condizioni del tutto, come dire, imprevedibili, perché c'era stato un lungo periodo in cui praticamente il manto nevoso non c'era assolutamente. Mi dicono anzi che poco prima dell'ultima nevicata in alcuni punti affiorava il manto erboso. Poi... Secondo lei sarà ripensata la carta geomorfologica dell'Abruzzo? Ma io direi che a questo punto, siccome diciamo, le condizioni atmosferiche, no? stiamo parlando di clima, di variazioni climatiche, eccetera. Noi abbiamo intanto per quanto riguarda la piovosità, abbiamo a volte lunghi periodi di siccità e poi le cosiddette bombe d'acqua, no? Improvvise bombe d'acqua, stanno creando un mare di danni, no? Fenomeni franosi dappertutto, colate detritiche, eccetera, eccetera, cose che magari in passato si verificavano molto raramente. E così anche per quanto riguarda le precipitazioni nevose, quindi è chiaro che forse è opportuno individuare quelle zone dove potenzialmente si possono creare fenomeni valanghivi importanti e quindi diciamo tenerne insomma, maggiormente conto rispetto al passato. Quello che è successo a Rigopiano per Adamoli è il risultato della più terribile concentrazione di coincidenze negative, un manto nevoso di 4 metri che si è depositato in poche ore sul terreno erboso e subito dopo sollecitato da un forte terremoto, troppo incredibile per poterlo prevedere. Intanto vi do un aggiornamento, salgono a 7 i cadaveri presenti nell'obitorio del capoluogo adriatico, sono in corso gli accertamenti medico-legali e le procedure di identificazione. All'ospedale di Pescara c'è apprensione da parte dei parenti che vengono informati negli uffici della direzione sanitaria per il riconoscimento fotografico. I familiari dei dispersi e delle vittime sono nel punto di raccolta appositamente allestito. Noi adesso torniamo a Penne da Paolo Renzetti, prima però di farlo vi dico e gli dico che l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha aperto un'inchiesta sulla vicenda dell'elicottero caduto a Campo Felice. L'agenzia, che ha competenza specifica sugli incidenti aerei, ha già disposto l'invio di un proprio ispettore sul luogo dell'incidente. Paolo, ci sono aggiornamenti lì da Penne? Allora, abbiamo parlato proprio qualche istante, non è stato semplice, che tra l'altro è inibito l'accesso nella zona nelle mie spalle ai giornalisti. Abbiamo parlato comunque con un funzionario della Protezione Civile che ci ha detto quanto purtroppo era plausibile pensare che ci sono vittime, potrebbero esserci solo morti per quanto concerne questo incidente accaduto a Campo Felice. Tra l'altro i soccorsi stanno arrivando e sono partiti e saranno già arrivati sia dall'Aquila che da Pescara, e proprio da Pescara è partito un altro elicottero del 118 per raggiungere la zona della sciagura aerea, dunque si stanno mobilitando i soccorsi, si stanno incrociando proprio questi soccorsi sia dall'Aquila che da Pescara per raggiungere questa zona che ci dicevano i funzionari della Protezione Civile che sono qui a Penne, tra l'altro interessata da condizioni meteo non favorevoli
favorevoli, perché c'è una nebbia abbastanza fitta che non rende sicuramente agevoli le operazioni di soccorso. Dunque, tra l'altro, notizie che arrivano minuto dopo minuto, e dunque è chiaro che tra poco ci saranno altri aggiornamenti. Come detto, però è accertato che ci sono delle vittime. Come detto, poco fa da Pescara è decollato un elicottero del 118 per raggiungere la zona. Tornando invece alla sciagura di Rigopiano, ricordiamo, Alfredo, siamo a Penne, che proprio qui a Penne tra poco, tra 25 minuti alle 15 si terranno i funerali, ci saranno le esequie del cameriere di 31 anni Gabriele D'Angelo, anche lui morto nella tragedia avvenuta mercoledì scorso. Tra l'altro ci saranno anche in questo caso tante autorità politiche che parteciperanno a questi funerali. Come detto, questa mattina a Farindola c'era il presidente della regione, c'era anche il prefetto di Pescara, ma soprattutto tanti semplici cittadini che hanno voluto rendere l'ultimo saluto, l'estremo omaggio a questi sfortunati ragazzi che hanno perso la vita in questa sciagura, in questa calamità, se così la possiamo definire, che ha colpito proprio Farindola di Rigopiano. Alle mie spalle, se è possibile, un'ultima immagine, chiedo a Gaetano Terio di inquadrare. Proprio alle mie spalle ci sono i materassi e ci sono un accampamento, se così lo possiamo chiamare, che è stato attrezzato proprio all'interno del Palasport qui di Penne, dove, come Alfredo potrai vedere, ci sono alcuni soccorritori che stanno dormendo perché hanno lavorato tutta la notte e in questa mattinata, in questo primissimo pomeriggio, ovviamente stanno cercando di recuperare qualche ora di sonno per poter poi tornare a lavorare nel pomeriggio e in nottata. Dunque sono arrivati dei materassi messi a disposizione della protezione civile, stanno riposando tanti di quei soccorritori che stanno facendo davvero un grande lavoro, anche in condizioni difficili, per recuperare quelle persone che sono ancora sotto le macerie dell'hotel Rigopiano. E se non ci sono a questo punto altre domande, non abbiamo aggiornamenti per quanto riguarda la sciagura di Campo Felice, Alfredo, possiamo restituire definitivamente la linea allo studio qui dal COC di Penne. Sì, grazie Paolo per questo contributo. Noi andiamo avanti con il telegiornale, lo interromperemo naturalmente se avremo ulteriori notizie sull'elicottero caduto. Intanto parliamo adesso delle polemiche dopo le dichiarazioni della Commissione Grandi Rischi sulla diga di Campo Tosto. Non ha senso diffondere allarmismi in un momento simile. Il presidente della Regione Abruzzo D'Alfonso è critico nei confronti delle affermazioni fatte dal presidente della Commissione Grandi Rischi Sergio Bertolucci in relazione alla diga di Campo Tosto e facendo riferimento al disastro del Vajont. Questo ha detto il governatore intervenendo alla trasmissione di Radio 1 Radio Anch'io. D'Alfonso ha inoltre affermato che il piano Casa Italia va messo in esecuzione e che si deve andare dalle parole alle decisioni amministrative con una adeguata copertura finanziaria. E proprio della diga di Campo Tosto andiamo a parlare nel prossimo servizio, perché nelle scorse ore sono arrivate rassicurazioni. Sentiamo il contributo di Daniela Rosone. Diga di Campo Tosto osservata speciale, ma al momento non esistono delle criticità, anche se la situazione è monitorata sempre. È quanto emerge dall'incontro di ieri pomeriggio al Ministero dei Trasporti a Roma, incontro convocato dal Ministro Graziano Del Rio con i vertici della Protezione Civile, con le regioni e con i gestori delle grandi dighe che sono localizzate nelle zone sismiche. L'incontro ha consentito di fare un punto della situazione rispetto ai controlli e alle misure adottate dopo le scosse sismiche del 24 agosto e 30 ottobre 2016 e rispetto alla più recente del 18 gennaio. E gli enti gestori, in particolare Enel, per quanto riguarda le dighe di Campo Tosto, hanno confermato che non sono state evidenziate criticità sia nei controlli ordinari sia in quelli scattati come da procedura dopo i terremoti recenti. La riunione è stata presieduta dal ministro Graziano Del Rio con Fabrizio Curcio, capo Dipartimento Protezione Civile, Gabriele Scarascia Mugnozza, vicepresidente della Commissione Grandi Rischi. Campo Tosto è un impianto importante. La diga, già dopo il sisma del 2009, era stata oggetto di valutazioni. Esiste
esiste una procedura che dopo ogni sisma richiede controlli e questo è avvenuto ogni volta. L'allarme generato da alcune dichiarazioni del Presidente della Commissione Grandi Rischi ci ricordano che il problema esiste e che si deve continuare a tenere sotto osservazione questa criticità. Queste invece sono dichiarazioni del Direttore dell'Ufficio Emergenze del Dipartimento della Protezione Civile, Titti Postiglioni, che si trova alla DICOM a Carrieti. In linea teorica, se si dovesse svuotare velocemente, questo comporta effetti importanti, ma è uno scenario di riferimento e, come ha detto la Commissione, non si tratta di un allarme immediato. Enel ha inteso procedere con un ulteriore svuotamento dell'invaso nell'ambito di questo contesto emergenziale, ha detto la Postiglione. Anche all'Aquila oggi si è parlato della diga di Campotosto osservata speciale in una riunione tecnica convocata negli uffici del Ministero all'Aquila. Dopo l'emergenza neve e quella elettrica, secondo l'Enel è in via di normalizzazione in provincia di Teramo la situazione. È quanto emerso nel corso della conferenza stampa del prefetto Gabriella Patrizi per fare il punto della situazione emergenziale sul territorio teramano. Le utenze diselementate adesso sono tra 3 e 4 mila, ci sono problemi di rifornimento dei gruppi elettrogeni, ha detto la Patrizi. Sentiamo a questo proposito il servizio di Elisa Leuzzo che ci racconta anche del gruppo di lavoro e del fascicolo d'inchiesta aperto dalla Procura di Teramo. A una settimana dalla intensa nevicata che ha interessato l'intero territorio abruzzese, sono ancora migliaia le persone rimaste senza corrente elettrica. Solo nel Teramano sono 4.000 le utenze senza elettricità. La Procura di Teramo, guidata dal procuratore Antonio Guerriero, ha creato un gruppo di lavoro per valutare le denunce, ricostruire cosa è accaduto prima della fase emergenziale e fare chiarezza su ruoli ed eventuali responsabilità. Il fascicolo è stato aperto dopo le denunce presentate contro l'Enel dai diversi sindaci della provincia e da numerosi cittadini alle prese con i blackout elettrici. La mancanza di elettricità, spesso, è stata provocata dal crollo delle linee elettriche. Secondo l'associazione Codici, i danni potevano essere limitati se vi fosse stata un'adeguata azione preventiva e di manutenzione. Dalle prime notizie emerge infatti una grave responsabilità della società nell'interruzione della corrente elettrica avvenuta principalmente non a causa delle forti nevicate, ma a causa degli alberi che si sono abbattuti sulle linee elettriche e che non dovevano essere nelle loro vicinanze. Inoltre, la difficoltà di arrivo dei mezzi alle centrali sul territorio è causa della inadeguata manutenzione delle aree di accesso. Infine, evidenzia l'associazione che tutela i diritti dei cittadini, anche l'attività in emergenza è stata totalmente inadeguata rispetto ad un evento ampiamente annunciato, per il quale l'Enel avrebbe messo a disposizione poche squadre di pronto intervento locali con un'adeguata conoscenza del territorio. Il sindaco di Mosciano Sant'Angelo, Giuliano Galiffi, che già da giovedì scorso ha presentato un esposto in procura, denuncia l'atteggiamento scorretto dell'Enel che, anziché dare risposte ai cittadini e risolvere i problemi, avrebbe rimbalzato il problema sull'amministrazione comunale. Il primo cittadino di Notaresco, Diego Di Bonaventura, così come il sindaco di Montorio al Vomano, Gianni Di Centa, si dice pronto a presentare un esposto e una richiesta di risarcimento danni appena finita l'emergenza. Ora penso all'emergenza e risolvere i problemi della gente, ha dichiarato il sindaco. Quello che è successo è veramente scandaloso. Il sindaco di Montorio al Vomano, inoltre, denuncia il sistema inadeguato di rifornimento dei generatori allacciati dall'Enel per rifornire le zone rimaste senza elettricità. Dopo qualche ora di produzione di energia elettrica, denuncia il primo cittadino, i generatori si spengono per mancanza di carburante, le ditte che dovrebbero occuparsi del rifornimento non lo effettuano a scadenze regolari, ma solo se preventivamente avvisate. E allora torniamo ad occuparci dello schianto dell'elicottero del 118 a Campofelice. Emergono altri particolari. L'elicottero sarebbe precipitato in località Monte Cefalone, non lontano dalla piana di Campofelice. Come detto, era intervenuto l'elisoccorso per portare aiuto ad un ferito in un incidente sciistico. Questo almeno ha detto l'ingegnere Marco Cordeschi, esperto consulente del Comune dell'Aquila. Ovviamente ci vorrà del tempo per capire la dinamica dell'incidente, ma si può ipotizzare che lo schianto sia avvenuto a causa della nebbia. E noi adesso ci colleghiamo in diretta telefonica con un collega, oltre che ex pilota di elicotteri, che ha vissuto tanti momenti di emergenza nella nostra regione, Stefano Leone, a cui do il benvenuto, il buongiorno e lo ringrazio per essere intervenuto. Ciao Stefano. Buon pomeriggio. E allora ci puoi portare qual è la tua esperienza? Insomma, come detto, hai vissuto tanti momenti difficili, insomma, tante situazioni di recuperi di emergenza.
Beh sì, obiettivamente quando accadono queste cose bisogna poi comunque sempre verificare la catena degli eventi. È una zona, quella come moltissime altre zone dell'Abruzzo che io conosco, dove ho operato per tanti anni. Incidenti come questi, seppur così eclatanti, va verificato sempre comunque, come dicevo, a posteriori, con una indagine che sicuramente ci sarà, la Commissione di Sicurezza Volo, un'indagine che dovrà verificare quali sono le possibili cause che hanno portato all'incidente. La zona, da quel che so, dalle notizie che mi sono giunte, non era particolarmente buona sotto il profilo delle condizioni meteo. Purtroppo è caduta la linea, vediamo se riusciamo a ripristinare in maniera rapida il collegamento con Stefano Leone, che ci stava raccontando appunto la sua esperienza nei tanti voli di soccorso effettuati con gli elicotteri dei Vigili del Fuoco. E ovviamente insomma, bisognerà aspettare l'inchiesta che è stata aperta per accertare la dinamica dell'incidente, le cause. Si fanno diverse ipotesi, tra cui appunto le cattive condizioni meteorologiche. Vediamo se riusciamo a tornare da Stefano, che ci stava raccontando la sua esperienza. Mi senti ora? Sì, io sento bene. Ok, allora puoi andare avanti, prego. Dicevo, le condizioni meteo, dalle notizie che mi giungono, io sono lontano dall'Abruzzo, ma le notizie che mi giungono mi dicono che le condizioni meteo in zona non erano ottimali. Questo potrebbe essere uno dei motivi che ha portato a qualche problema, ma oltre questo ci potrebbero essere anche altre casualità, ad esempio un'avaria, e bisognerà capire, qualora fosse una cosa del genere, che tipo di avaria che ha portato i piloti ad assumere eventuali decisioni. Bisognerà vedere nel momento in cui è avvenuto l'incidente la zona esatta, l'orografia della zona. Quindi possono essere molte le cause. Dovrà esserci un'inchiesta accurata che, attraverso i resti del velivolo, porterà ad una conclusione. Ecco Stefano, quello che volevo anche sapere da te è insomma, come si vola con condizioni così difficili come quelle che abbiamo potuto vedere in alcune fotografie della zona di Campofelice, davvero una nebbia fittissima, nuvole molto basse. Ecco, ci sono le condizioni di sicurezza per volare in contesti così difficili, anche ovviamente se si devono affrontare situazioni di soccorso e quindi di emergenza? Beh, mi viene da pensare che i piloti, se erano in quella zona e avevano affrontato il volo, mi viene da pensare che avessero premeditatamente calcolato quali fossero le condizioni nella zona. Certo che c'è da dire anche un'altra cosa, che equipaggi che volano in condizioni particolari, quali quelli che svolgono attività di soccorso aereo, sono equipaggi sottoposti ad un carico di concentrazione e un carico psicologico notevole. Sicuramente, ne sono certo, i piloti avranno valutato quali erano le condizioni sulla zona, e bisognerà poi comunque vedere se le condizioni non siano cambiate in itinere, cioè nel momento in cui l'elicottero ha recuperato il ferito e le condizioni sono cambiate repentinamente, perché in montagna accade spessissimo questo, quindi bisognerà verificare anche queste condizioni. Io Stefano ti ringrazio per averci portato questo importante contributo e ovviamente ti auguro una buona giornata e un buon proseguimento. Grazie, grazie. Saluto tutti, grazie.
Grazie, allora andiamo ancora avanti, ovviamente altri aggiornamenti se li avremo ve li daremo nel corso del nostro telegiornale nel tempo che ci separa dal termine. Adesso andiamo a Chieti, dopo i controlli sono tornati sui banchi gli studenti di Chieti, in qualche istituto ci sono ancora dei problemi dovuti soprattutto, dice il sindaco, alla mancanza di energia elettrica. Andiamo a sentire l'intervista di Paolo Renzetti. Fra tante brutte notizie c'è una bella notizia che riguarda la riapertura di tutte le scuole cittadine. Sì, abbiamo riaperto tutte le scuole, ma non perché siamo stati graziati dal Signore, ma perché durante tutta la settimana abbiamo fatto in modo che vi fossero controlli continui. Questo non esclude che si possano verificare dei problemi, perché da un mese le scuole comunque sono chiuse, nonostante io abbia fatto accendere i riscaldamenti per tempo, quindi già dalla scorsa settimana. Questo non implica che non ci possa essere l'evento straordinario, l'imprevisto, che possa mandare in blocco le caldaie. Laddove è successo e dove c'erano delle solerti evidentemente operatrici, è stata immediatamente allertata la ditta e sono state immediatamente riavviate le caldaie. Non mi risulta al momento che ci siano scuole che sono state al freddo o abbiano riaperto al freddo. Quindi questa è la cosa più importante. Poi è evidente, dobbiamo farla conto anche dei danni sulle strutture comunali, quindi anche sulle scuole. E non va dimenticato che il blackout ha colpito anche le scuole e quindi anche quelle caldaie che non è stato possibile riavviare prima perché erano prive di energia elettrica. C'è un altro aggiornamento per quanto riguarda l'elicottero del 118 caduto a Campo Felice. Vi ricordo, a bordo c'erano 6 persone, 5 dell'equipaggio più un ferito che era in procinto di essere trasportato all'ospedale dell'Aquila. Sul luogo della tragedia è arrivato il sostituto procuratore Simonetta Ciccarelli a bordo di un'auto dei carabinieri forestali. Le forze dell'ordine stanno spiegando i dettagli dell'accaduto alla titolare del fascicolo aperto presso la procura della Repubblica di L'Aquila con il comandante del NIPAF, il comando dei carabinieri forestali Antonio Rampini. C'è, come detto, il sostituto procuratore dell'Aquila Simonetta Ciccarelli. Sono ancora sconosciuti ovviamente i dettagli dell'inchiesta, ne avremo conto nelle prossime ore. Adesso apriamo una brevissima pagina di sport, parliamo in particolare di pallanuoto. Il Pescara Pallanuoto conquista il primo punto nel massimo campionato femminile pareggiando in casa con la SIS Roma per 8-8. Paolo Siniballi. È arrivato il primo punto per il Pescara Pallanuoto in Serie 1 femminile alla 7ª giornata. Pescara Pallanuoto SIS Roma 8-8, questo è il risultato. Nel finale c'è stato il grande colpo d'orgoglio della tua squadra, ma forse ti aspettavi di più. Hai sintetizzato bene un po' il mio pensiero. È chiaro che quando sei sotto di 2 gol all'ultimo tempo è sempre difficile pensare di poterla vincere la partita. Quindi la prova d'orgoglio dell'ultimo tempo è sicuramente la cosa migliore che c'è stata e fa ben sperare per il futuro. Probabilmente prima potevamo fare qualcosa di meglio per incanalare la partita in un modo diverso, non ci siamo riusciti. Ci proveremo a migliorare ulteriormente la situazione perché secondo me è assolutamente migliorabile. Questa è la cosa che mi dà più fiducia per il resto del campionato. C'è una buona situazione fisica e c'è una buona situazione appunto mentale, di orgoglio e tutto. Quello che aveva migliorato è il compito assolutamente mio. E tutta la parte tattica, perché c'è stato in alcuni momenti della partita molta confusione, soprattutto in attacco, ma è chiaro che non si può pensare in poco tempo di risolvere tutto. Con il portiere del Pescara Pallanuoto Divina Nigro, non era una partita facile contro una squadra sulla carta più forte del Pescara, perché la SIS era al 4º posto in classifica, un punticino che fa ben sperare. Un punto importante anche perché, diciamo, eravamo un po' bloccate in questa situazione, ultime in classifica. Certo, la classifica adesso sembrerebbe non migliorare, però la prossima settimana abbiamo una partita veramente importante. Questo punto contro il Bologna, diciamolo, contro un avversario diretto. Avversario diretto per la salvezza, è un punto che sicuramente può dare, diciamo, può essere da stimolo per quella che sarà la prossima partita in cui ci giochiamo fondamentalmente il nostro campionato. E dunque era questa l'ultima notizia e l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Vi ricordo la notizia con la quale abbiamo aperto questa edizione delle 14 del TG6, cioè l'elicottero precipitato
a Campofelice, un elicottero del 118 che stava prestando soccorso ad uno sciatore ferito. Purtroppo le notizie che arrivano non sono delle migliori, l'elicottero sarebbe distrutto e dunque sarebbero morti gli occupanti del velivolo, in particolare due membri del soccorso alpino, un medico e un operatore, oltre al ferito e al pilota. Dunque ci sono davvero brutte notizie ancora per la nostra regione. Io mi fermo qui, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona giornata.